Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in comando del Samsung Galaxy Core Prime per l'unboxing. Apriamo subito la confezione, troviamo il terminale, ovviamente ho già tolto le pellicole, cellophane e quant'altro. Cuffiette di qualità abbastanza scarsa, in plastica, non in ear, manualistica. Cavetto USB micro USB per collegarlo al computer o per la ricarica con apposito adattatore. E l'alimentatore con il cavetto molto sottile è uscita da 0,5A dovrebbe essere, quindi ricarica molto lenta, vi consiglio appunto di usare un altro alimentatore. Lo accendiamo, tasto sulla destra. Allora, parliamo di dimensioni: 13 cm 6.8 e uno spessore di 8.8 mm. Il peso è di 130 grammi, quindi abbastanza leggero. Allora, vi dico subito che il terminale è in versione dual sim, dovrebbe esserci anche la versione mono sim. Ovviamente farò un'unica recensione perché questa è l'unica differenza. Entrambe le sim micro, espansione memoria che va ad espandere gli 8 GB, batteria removibile 2000 mAh, la fotocamera è una 5 megapixel con una 2 megapixel anteriore. Andiamo a chiudere tutto bene. Ok, scusate. Benissimo, allora vi dico subito che è costruito abbastanza bene. La plastica qua sì, è vero, dà un'idea di comunque di materiale cheap, economico, però la trovo migliore rispetto a quella dei vecchi Galaxy S3, S4, S4 mini e quant'altro, perché è meno lucida, si graffia sicuramente di meno e anche il tatto è abbastanza piacevole, nulla di che ovviamente, però si difende abbastanza bene. Ovviamente tasto fisico, tasto multitasking e indietro, soft touch purtroppo non sono retroilluminati. Allora, parliamo un po' di display: 4.5 pollici, 800x480, TFT 210 pixel al pollice, processore è lo Snapdragon 410 quad core 1.2 GHz con GPU Adreno 306, 1 GB di RAM e come ho detto 8 di memoria. La batteria è una 2000 mAh removibile. Allora, alziamo un po' la luminosità, vediamo l'interfaccia che è ormai quella che tutti conosciamo molto bene, quindi l'ultima touchscreen con qualche ovviamente impostazione in meno, come ad esempio non abbiamo la possibilità di andare a cambiare l'effetto di transizione, abbiamo soltanto questo gruppo carte e ce lo teniamo. Vabbè, possibilità ovviamente di aumentare le due delle schermate, abbiamo però la videocamera anteriore e i due sensori di luminosità e prossimità che per esempio non abbiamo prossimità sul Galaxy Ace 4, per esempio. Come avete capito, la scheda tecnica è praticamente un Ace 4 con un display TFT un po' più grande e dual sim. Ovviamente la versione mono sim non so se sia 4G, questa non dovrebbe esserlo, comunque sì, non dovrebbe essere 4G, comunque lo dirò meglio nella recensione. Cosa dire, è un telefonino che, ok, sicuramente non lascerà il segno, però potrebbe tornare utile a chi vuole un Samsung dual sim che non costa troppo, perché comunque si trova online sui 160 euro, che non è neanche malvagio. Ovviamente se un domani arriverà in negozio sarà sicuramente il prezzo più alto. Comunque non voglio ovviamente dare giudizi affrettati, lo proverò bene, poi nella recensione che arriverà prossima settimana, insomma inizio prossima settimana, visto che l'ho già provato un po', vi saprò dire con esattezza come si comporta questo device. Comunque a breve ne recensirò anche un altro di Samsung che è praticamente la fotocopia ingrandita. Per questo video è tutto, se avete domande fatemi pure nei commenti, ci vediamo nei prossimi video, ricordate il mi piace e l'iscrizione e un saluto a tutti da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!